gestione PD è un flop a tutti i livelli istituzionali. Hanno fatto flop sia Nardella che Renzi che Rossi. Il problema è che anche oggi Ferrovie Italiane hanno dichiarato che l'opera è pericolosa e costosa e le richiedono il blocco per convertire la stazione Foster in una stazione per gli autobus. Avevamo ragione noi, l'abbiamo detto fin dall'inizio, noi volevamo bloccare questa opera costosa, 740 milioni di euro per circa solo l'8% di infrastruttura realizzata. È un qualcosa di insensato, noi volevamo appoggiare e si può ancora fare il progetto dell'Università di Firenze che prevede un trasporto in superficie. Noi diciamo Rossi venga a riferire in Consiglio regionale che avremo tante domande da chiedergli e soprattutto avremo da fargli alcune proposte. Che quei soldi destinati al sottotraversamento di Firenze, il treno ad alta velocità, vengano destinati per i raddoppi ferroviari e quindi anche per elettrificare tutti i treni che circolano nella regione toscana. Oggi la regione toscana ha circa il 40% delle sue linee a monorotaria. È necessaria una strategia a medio-lungo termine dove si prevedono il raddoppio di tutte queste linee. Io ho già presentato un'interpellanza urgente in cui chiedo a Del Rio di venire a riferire in Parlamento su quali siano i veri retroscena di quella che ad oggi sembra una vera e propria barzelletta, perché dire che verrà cambiato un progetto senza spiegare completamente come è semplicemente una barzelletta da un punto di vista istituzionale. Mi rendo conto che ci sia il caos nel PD, che Rossi e Nardella non riescano a mettersi d'accordo su come assecondare gli ordini che arrivano da Matteo Renzi. Quello che a noi interessa è che questa gente non pensi di far sprofondare la città di Firenze nel caos in cui in questo momento versa il Partito Democratico. E dovrebbero avere rispetto per i soldi dei cittadini su quest'opera, anche per la salute, per le case e per l'ambiente dei cittadini di Firenze. Dovrebbero semplicemente avere l'umiltà di chiedere scusa per i danni che hanno fatto finora, chiudere il cantiere a questo punto e semmai prendere in considerazione il progetto che da anni viene portato avanti dai comitati contrari al sottoattraversamento dell'alta velocità con il sostegno anche del Movimento 5 Stelle. Si continua a scegliere di fare o non fare la TAV, visto che anche quando Renzi era sindaco di Firenze diceva di non volerla, ma i lavori sono andati avanti, ma non si chiede mai ai cittadini cosa realmente vogliono. Noi sappiamo, ci sono studi dell'università che dimostrano che questa opera è un'opera folle, costosa e che non ha nessun senso. Noi continueremo a opporci quindi a portare avanti questa opera, ma chiediamo anche serietà da parte dell'amministrazione del Partito Democratico e chiediamo che i responsabili paghino, perché si continuano a fare scelte folli e però non paga mai nessuno.